Scattano ulteriori disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica al Palazzo di Giustizia di Viale Santa Panagia. Dopo il caso di positività al Covid-19 di un operatore giudiziario e la riunione della scorsa settimana con le organizzazioni sindacali e con l'Ordine degli Avvocati, il presidente del Tribunale facente funzioni, Antonio Li, ha adottato integrazioni alle misure anti-Covid già adottate nel recente passato per il contenimento della diffusione della pandemia. Nel documento si legge che fino a nuovo ordine l'accesso al Palazzo di Giustizia, è consentito liberamente soltanto agli operatori istituzionali, ai professionisti, alle forze dell'ordine, a tutti coloro chiamati a svolgere un pubblico ufficio o un servizio, consulenti, periti, interpreti, ausiliari, testimoni, informatori, che dovranno esibire agli addetti alla vigilanza il relativo atto di convocazione o di intimazione. Per accedere al tribunale è obbligatoria la mascherina protettiva che deve essere indossata all'interno della struttura con la limitazione il più possibile della durata dei contatti a distanza interpersonale di 1 metro. Le guardie giurate misurano la temperatura corporea a ognuno degli utenti. Viene mantenuto l'obbligo di rispettare i percorsi delle scale secondo il senso unico stabilito per la salita e la discesa. L'uso degli ascensori è consentito al massimo a 2 persone per volta per ridurre il rischio di contagio indiretto. Toccando la pulsantiera è necessario poi lavarsi o igienizzarsi le mani. Per quanto riguarda le udienze, il Presidente Lì ha esortato i giudici civili ad adottare le modalità della trattazione scritta del collegamento audiovisivo a distanza per evitare assembramenti nelle aule e nelle stanze d'udienza, ma anche nei corridoi. I giudici, sia civili sia penali, mantengono la suddivisione dell'udienza per fasce orarie con una preferenza per la fissazione di udienze ad horas. Per le udienze già fissate, se il numero dei procedimenti eccede il limite temporale destinato alla loro tenuta, l'eccedenza dovrà essere rinviata a udienza successiva. Considerato che molte di queste disposizioni erano già in vigore, ha commentato Gigi Mudi, coordinatore provinciale della giustizia, funzione pubblica CGIL, ma che soprattutto nell'ultimo periodo spesso venivano disattese, esorto i vertici degli uffici, con particolare riferimento alla Procura, che ha il controllo e la gestione della sicurezza del Palazzo di Giustizia, a mettere in atto misure più stringenti che possano consentire il rispetto di ogni disposizione in materia di prevenzione del rischio. Il rappresentante sindacale di categoria sostiene che si debbano ancora affrontare i problemi relativi all'erogazione dei servizi nei vari uffici del Tribunale.